Ecco, ciao Cruciarelli, allora ci vediamo un po' dopo un po' di tempo e parliamo un po' di quello che succede in America, ultimamente questo debito incombente che si rinvia, che si aumenta. Si aumenta sempre per la buona pace di tutti gli indebitati, insomma sembra che è un gioco a massacro e questo Occidente che è sempre in crisi di valore spirituale e tutto, che ormai si è abbarbicato attorno agli Stati Uniti e Israele, una politica folle che di dominio, che si tenta in tutti i modi di creare guerre, pretesti per fare guerre, eccetera, eccetera. Ecco, volevo che tu facessi un po' una panoramica di questo, soprattutto in merito alla sceneggiata del debito pubblico americano, che insomma che rimandano sempre il fallimento, cioè nel senso che tu stesso hai detto che la parola default significa fallimento, in effetti significa fallimento, però lo rimandano aumentando il debito. Ti chiedo a questo punto come andrà a finire. Io come andrà a finire non lo posso sapere perché non ho la palla di cristallo. Comunque sia la parola Un'analisi logica delle cose vuol dire fallimento e vuol dire anche normalizzazione. Qualche volta anche il termine computeristico significa this is default, the default situation è quella della predisposizione standard, chiamiamola. Sì. Quindi quello che è il debito pubblico americano, seguendo la teoria MMT di Warren Mosler, noi lo sappiamo benissimo, è quello che ritiene il debito pubblico americano, il debito pubblico delle nazioni, cioè il debito che lo Stato ha nei confronti di un creditore che non è ben individuato, è del tutto virtuale. Perché su ogni emissione monetaria dovrebbe esserci una corrispondente emissione di certificati del tesoro che sono messi in circolazione, quindi sono anche posti soprattutto nei mercati finanziari. E questo non fa che rispondere al principio per cui c'è che vige il principio appunto di socializzare le perdite e privatizzare i profitti, e quindi sono tutti i pochi che guadagnano e molti che perdono. Poi il risultato di tutte le critiche, io stavo andando qua perché mi interessa quello che sto allineato tempo fa, cioè Segreto 900, questo testo fondamentale che si chiama Tragedy and Hope, Tragedia e Speranza, scritto dal professor Carol Quigley, An History of the World in Our Time, Carol Quigley, riferito negli Stati Uniti perché qui non si trova e non è nemmeno tradotto, e leggo anche quello che c'è scritto dietro, e vorrei far leggere, anzi chi ci ascolta. Vediamo un po', fa vedere. Un attimo che arrivo a prenderlo. Sì, The Power of Financial Capitalism, poi Ed Far Reaching Plan, Nothing Less Than Two, e la legge bene. Vabbè, niente, dopo lo traduciamo. Two. World System of Financial Control in private hands, chi capisce in inglese capisce anche quello che sto dicendo. Sì. Able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. Un potere finanziario internazionale che è stato capace di dimostrare di controllare la politica e l'economia mondiale con il sistema del debito pubblico. Lo spiega chiaramente a Carol Quigley alla pagina 542, dove ci racconta come sarebbero avvenute, lui lo ha scritto nel 1965 questo libro, quindi attenzione, è morto da parecchio tempo Carol Quigley, però era già riuscito allora ad individuare quelle che sono le cause della crisi. E questo debito pubblico è quello che si porterà all'infinito, cioè gli Stati Uniti in America lo porteranno all'infinito, non avrà mai fine, non avrà mai punto.
Allora, è quello che crea le crisi. Perché? Quale sarebbe stato i motivi della crisi? Del 1929, la Grande Depressione, o del 1907, eccetera. Allora, gli economisti la spiegano in questa maniera. Dicono, siccome c'era un'iperproduzione, c'era la produzione industriale degli Stati Uniti dal 22 al 27 era aumentata addirittura del 65%, e quindi in 5 anni sbalza del 65%. Così come la produttività era aumentata del 46-47%, l'indice di produttività, ma i salari erano rimasti ancorati ad un aumento limitato al 30%. Questo squilibrio avrebbe provocato dei problemi con il potere d'acquisto, quindi la cosiddetta prosperity americana, cioè, poi arriviamo alla fine, io spero di essere felice nell'esporre quello che vorrei sintetizzare, insomma, per la comprensione di tutti. Questo squilibrio porta in queste considerazioni, in queste categorie di oggetti economici che portano appunto a delle situazioni di imbarazzo e quindi alla disponibilità da parte della maggioranza della popolazione di poter comprare perché il salario è inferiore a quello che è il prezzo del costo delle cosiddette commodity, cioè dei beni di consumo o dei beni in genere, capito? Così lo dicono gli economisti, ma il discorso è un altro ed è molto semplice. Le crisi vengono causate dai banchieri, i quali da un momento all'altro, come ha fatto John Pierpont Morgan nel 1907, deve far altro che ordinare il richiamo immediato di tutti i crediti a breve. Che cosa vuol dire? Vuol dire creare un panico e un bank run, cioè una corsa alle banche, che vanno a ritirare tutti questi soldi qua. E che cosa? Un'emissione ulteriore di moneta per pagare determinate plusvalenze che chiaramente sono dovute essere pagate a chi ha causato questo squilibrio, perché se io faccio il richiamo di tutti i crediti a breve, faccio rientrare tutti i debitori, tu sai che in tutte le banche c'è una clausola nei contratti bancari quando ti fanno un prestito, in qualsiasi momento può essere revocato il prestito a insindacabile giudizio della banca. Capito? Sì, sì. Il revocato? Ecco, allora questi soldi se non ce l'hai devono entrare comunque alla banca. Cosa fa la banca? Chiede un'emissione monetaria e se ne frega se questo crea inflazione e se questo fa per la maggioranza di chi ha in mano il denaro e deve pagare per sopravvivere la incapacità di poter prendere con lo stesso denaro gli stessi beni che prendeva 10 giorni prima. Mi segui come ragionamento? Sì, certo. Quindi le crisi sono causate dai banchieri, i quali hanno questo metodo, il richiamo dei crediti a breve, oppure un altro metodo, quello di rastrellare, come faceva la Wall Street, dove c'era anche uno dei principali Wall Streeter, era Joseph Kennedy, il padre di JFK, sì. Il quale non faceva altro, i cosiddetti Wall Streeter non facevano altro, quando volevano creare una crisi di borsa, che poi si riflette una crisi finanziaria, eccetera, si riflette anche nel fallimento delle banche, eccetera, e crea i famosi panici, per cui tutti vanno a ritirare dello stesso tempo e ci sono dei fallimenti bancari. Rastrellavano una somma cospicua di qualsiasi azione, di qualsiasi impresa, anche di quelle più quotate, delle cosiddette blue chips, le rastrellavano, prendevano tutto quello che poteva essere il loro profitto e lo pagavano direttamente. Io sento dei rumori che non so da dove vengono. Ma io no. Nel loro mercato interno, questi Wall Streeter rastrellavano queste azioni e naturalmente pagavano per il prezzo che era stato stabilito, quasi uguale al prezzo corrente. Ma poi cosa facevano? Quindi pagavano chi naturalmente le possedeva, ma le rastrellavano per poi metterle sul mercato
ad un prezzo molto inferiore per causare poi un panico anche in borsa. Cioè, se li mettono questo blue chips, questa azione che era sempre quotata alta, che io però ho, se io la metto in vendita ad un prezzo basso, faccio calare l'indice di borsa. Sì. Facendo calare l'indice di borsa, io però cosa ho fatto? Ho fatto in maniera che tutti quanti, quegli altri che possiedono queste azioni, le mettano anche loro in vendita perché devono recuperare il possibile, capito? Sì, sì. Si chiama anche insider trading, quando io dico che una cosa è così, ma in effetti è così perché cala, fanno calare appositamente, artificiosamente questa quotazione di borsa, per poi poterla riacquistare a poco e rivenderla a un prezzo maggiore. Ecco dov'è il profitto che viene. Cioè il gioco al ribasso e poi fanno rialzo, cioè la speculazione di uno e dell'altro. Comprare al costo basso, esatto, e al costo alto. Ma esatto. Quando io le ho rastrellate in qualche maniera, le ho rastrellate tutte e poi le vendo, perché faccio, le vendo in massa, quindi se io vendo in massa vuol dire che il prezzo di quotazione si abbassa. Mentre io, se le rendo rare da comprare, se quindi non le do molto facilmente, io il prezzo dell'azione sale. Questo è il principio della borsa. Sì, 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 sì. Quindi le crisi le creano i mercati finanziari soprattutto. I mercati finanziari creano le crisi da quando sono invasi dai derivati. I derivati sono quelli che hanno ormai occupato, ormai è quasi 8 volte quello, l'ammontare totale dei derivati, cioè maneggia denaro, che è per un valore che è 8 volte quello del PIL mondiale. Quindi questi derivati, dove c'è questa speculazione al ribasso, al rialzo, eccetera, e tutte le varie forme di questi interventi speculativi, è quello che poi fa pagare le crisi sistematiche, non soltanto agli Stati Uniti d'America, ma a tutti i paesi satelliti degli Stati Uniti d'America, compresa l'Italia. Certo. E compresa le crisi poi vengono poste nelle mani di un politico di turno prescelto, selezionato sempre da un certo potere, che potrebbe essere l'Aspen Institute, come nel caso di Enrico Letta o come nel caso di altri. L'Aspen Institute è un organismo umanitario che tende a invece a creare dei soggetti, dei think tank o degli uomini appunto leve del potere della casta finanziaria americana, anglo-americana, che appunto provvede a poi determinare dei governi che applicano delle leggi per la cosiddetta crescita, tra virgolette, e per superare le crisi, facendo le solite manovre, cioè aumentando il prelievo fiscale, facendo fare dei sacrifici ai pensionati, alla gente comune, questo è più alto, aumento dell'IVA, poi però c'è l'IMU che lo rimanderemo a un'altra data. E tutte queste belle cosette. Senti, il risultato del governo Letta. Le crisi sono quelle, sono state fatte apposta, come quella del 29, creando la depressione, per mettere in condizione i pochi investitori di Wall Street di recuperare quello che avevano investito in Europa, cioè di ritornare e di prendere tutto quello che era stato investito in Europa e soprattutto in Germania. Difatti, subito dopo ci fu, non appena venne eletto presidente FDR, cioè Franklin Delano Roosevelt, ci fu lo sganciamento dal gold standard. Vuol dire che tutto l'oro, come sta avvenendo un po' anche adesso, tu hai visto quanti negozi, quante agenzie che ci sono, compro oro. Sì, sì, una marea. Allora, si stabilì che l'oro, che valeva 35 dollari l'oncia, doveva essere portato al tesoro, tu qualsiasi cittadino americano doveva portare sia l'oro in lingotti, sia l'oro in materiale lavorato, sia i certificati, il gold certificate, cioè i certificati di deposito in oro, dovevano essere tutti portati, venduti al tesoro a un prezzo di 25 dollari e qualcosa, quindi 10 di meno rispetto a quello. Ed era un reato tenere l'oro. Perché? Perché tutto questo? Perché con l'oro
si doveva avere un riferimento preciso con le monete, con la moneta americana, cioè un equivalente che era supportato sì. con la moneta americana, e la moneta americana avrebbe dovuto pagare indipendentemente dalle missioni che avrebbe dovuto fare per salvare gli speculatori, non avrebbe potuto poi pregare i cittadini che avrebbero dovuto pagare le tasse. È abbastanza chiaro come discorso? È chiarissimo. Ecco i veri motivi della crisi. Quindi lo sganciamento dal gold standard era uno dei primi atti che fece FDR nel 1933 e poi seguì il New Deal, che non era altro che l'applicazione del sistema leninista applicato in Unione Sovietica al tempo del governo bolscevico negli Stati Uniti d'America. La stessa cosa era stata una cosa analoga, un'iniziativa analoga, era stata presa da Hitler, da Germania nazista, ma con altre finalità, non con la stessa finalità di FDR. E lo stesso socialismo di Truman era poi improntato a questo tipo di economia controllata per favorire i pochi e danneggiare i molti, cioè socializzare le perdite e privatizzare i profitti. Questo è il principio. La casta finanziaria, ti sto sì. parlando di Rockefeller e del cosiddetto Morgan, Kuhn, Loeb, eccetera, tutti ebrei che fanno parte del cosiddetto corporate banking, che sono una selezionatissima elite di impresari, di grossi industriali e di banchieri, sì. i quali cooperano per fare questa casta finanziaria. Accetti. In tutte le crisi. Ecco. Una domanda, la crisi, ascolta, tu che hai seguito, visto che le cose le sai benissimo, anzi, vuol dire che la crisi che è cominciata... Non è che le so benissimo, le so perché io non sono economista. No, ma dico, nel senso che ho visto che molte cose, anzi tantissime cose che hai detto coincidono con quello che mi sei informato io, anche da quello che ho sentito dire da certi esperti. Quello che devo dire adesso a te è questo... tu quando hai parlato prima che le banche vogliono, che hanno ritirato prima sui soldi parlando della crisi del 1913, in un certo senso qualcosa si è ripetuto, anche se viene diversa, da quando sono andato in giro con i titoli tossici, i mutui delle case, adesso so come vengono detto in inglese. In sostanza parrebbe che le banche abbiano concesso mutui un po' a tutti in tempi di vacche grasse. Poi sapendo che venivano le vacche magre e che molta gente avrebbe perso il lavoro, eccetera, quindi non avrebbe più pagato i mutui, non avrebbe più pagato la rata del mutuo e si sono impostati anche di tanti beni immobiliari, o sbaglio? Certo, questo è uno dei mezzi col quale impoverire la Sì, aspetta che non ti sento. Hanno inventato il criterio del subprime, cioè di convertire il mutuo che non poteva essere pagato con dei mutui a tasso più alto, sì. legati ai cosiddetti hedge fund. Quali sono gli hedge fund? Sono tutti i fondi azionari, a base azionaria, per cui sempre legato al mercato finanziario, quindi molto più rischiosi, e la gente poi non è riuscito più nemmeno a pagare quello. Ma un altro gioco molto, molto bello, scusami un attimo, torno subito. Sì, prego. No, perché appunto la faccenda dei mutui, che poi date in maniera abbastanza, direi, allegra, diciamo così, fino a 6-5 anni fa, poi la causa della crisi corrente, che molta gente hanno perso il lavoro eccetera, ha provocato chiaramente. Scusate, mi dicevamo, allora gioco del subprime, subprime rate, quindi concedere i mutui, convertire i mutui da un tasso del 5-6% e portarli al 12-13%. Usura in piena regola. Ecco, usura in piena regola. Ma non solo, anche appropriazione indebita, perché si configurava anche il reato di appropriazione indebita. Beh, infatti, qui è evidente. Hai preso dei soldi, hai dato un mutuo e poi hai preteso per il pagamento di questo stesso mutuo un rifinanziamento ad un tasso maggiore. Sempre per lo stesso
obiettivo che è la stessa, per esempio un immobile, la casa, oppure uno, che ti posso dire, un grattacielo, un palazzo, capito? Oh. Ma c'è un altro giochetto che si sono inventati nella casta finanziaria, per cui la gente è arrivata al punto di suicidarsi. Sono le cosiddette carte di credito, che sono fondamentali per creare le crisi. Le carte di credito con le quali si paga tutto. Io ne ho ritirata una, me l'hanno concessa tempo fa, l'ho dovuta prendere per motivi di praticità, perché paghi questo, paghi la carica telefonica, vai a comprare una cosa che ti serve, e questa carta di credito mi è stata data. Mi sono reso conto dei rischi che comporta questa carta di credito, perché pur essendo gravata da delle spese che sono abbastanza limitate, cioè le spese hanno contenuti in un certo ammontare di euro, più una certa percentuale delle cose, sono ben accette e sostituiscono il denaro contante. Ma con queste carte di credito, tu, qualsiasi padre di famiglia o qualsiasi altra persona, è portata ad acquistare e a fare dei debiti mensili che diventano come una sorta di scalata, cioè sì, sì. Non riesci mai. Credo bloccato. Tutto quello che viene fatto e tutto quello che tu hai acquistato, ma ci sono degli interessi che si sommano ad interessi, per cui delle carte di credito hanno portato veramente della gente. Scusa, ti vedo bloccato. Il caso per esempio, come? Se ripeti l'ultima frase, cioè l'ultimo 2 minuti, perché sei stato un po' bloccato. La tua immagine è stata bloccata e non si è capito bene cosa hai detto. Ripeti l'ultimo pensiero che hai detto. La carta di credito? La carta di credito è quella che porta poi ad un debito consolidato che ti porti avanti per tutta la vita. Cioè, sì. Perché aumenta sempre, cioè te lo impongono ogni mese. Sono quelli che vengono poi a gravare, ma è chiaro che uno deve stare anche attento con la spesa, ma sono quelli che poi vengono a gravare sugli acquisti che noi dobbiamo fare anche a prezzo più basso perché ci sono delle offerte eccetera eccetera, non sono più fatti acquisti fatti intelligentemente, perché anche se li acquisti con la carta di credito e paghi con la carta di credito, c'hai degli interessi poi a fine anno che tu paghi sulla carta di credito. Sì. Quindi la tua banca, che poi riceve l'ordine di addebito da parte dell'American Express, della Maestro, oppure di qualsiasi altra banca, o della Bank of Royal Scotia, la banca della Nuova Scozia, quella che è stata responsabile di ben un centinaio di suicidi, addirittura, perché la gente con questa Bank of Nova Scotia, c'era stato un programma televisivo, questa carta della Bank of Nova Scotia, riusciva a pagare tutto, poi si è trovata alla fine con degli estratti conto che erano insostenibili. Quindi si è arrivata poi gente stipendiata oppure gente che si basava sul proprio reddito dato da una libera professione, si è trovata con un sbilancio pauroso e poi non riusciva più nemmeno a sopravvivere. Ma poi ci passi 2 anni, 3 anni a fare tutta questa storia. Ti mangiano la professione, ti mangiano i mezzi di produzione e sei costretto poi a fare che cosa? E qualcuno, 100 suicidi proprio in Gran Bretagna. Questo è un altro metodo. Le crisi quindi sono tutte provocate. Poi la carta di credito, se tu pensi bene, tu vedi su internet, compra la carta di credito, ti mandano la carta di credito, ma prendila, la danno ai diciottenni, appena sì, lo so, ma anche in America 16enni addirittura. Ecco, quindi questo è un altro modo per impoverire la banda la massa dei poveri cristiani che lavorano spaccano la schiena e si sudano il pane. Sì, scusa, continua a parlare, io torno fra un minuto, continua a parlare per favore, torno fra un minuto, neanche un minuto, continua a parlare, parla. Quali sono stati poi gli effetti della crisi provocata nel 1907, cioè il richiamo di tutti i crediti a breve, poi il panic, il famoso back run che tutti andavano a prelevare, cioè gente che si buttava giù dal settimo piano di Wall Street oppure ancora più in alto, e gli effetti sono stati quelli di una necessità
di rivedere tutto il sistema borsistico e creando una commissione apposita che avrebbe dovuto appunto studiare il sistema affinché queste crisi non si provocate materialmente dai banchieri, e ho detto come, in due modi, cioè richiamo dei crediti a breve oppure il sistema del rastrellamento dei titoli che vengono proposti in vendita. Eccomi, scusate l'interruzione. Allora, che è successo? Hanno proprio creato con questo nel 1910 il sistema della Federal Reserve. Il sistema della Federal Reserve che ha poi costituito con la politica monetaria, l'emissione monetaria della trasformazione della banconota americana da United States Note in Federal Reserve Note, cioè tutto un organismo che si dice banca centrale o banca di emissione, ma un organismo interamente controllato dai privati. Questo organismo controllato dai privati si è impadronito della politica monetaria degli Stati Uniti d'America e ha acquistato, ha fatto perdere la sovranità monetaria agli Stati Uniti, che non sanno più, il cittadino americano non sa più quanto viene emesso, quanto ne viene emesso, perché anche i bilanci, tutti i quadri delle operazioni che vengono fatte dal Federal Reserve Board, che è un organismo potentissimo, che sta dietro ed è coordinato dall'Organizzazione Sionista Mondiale, quindi Ben Bernanke è un ebreo, è uno sionista, questo lo sanno tutti. Fu poi responsabile per sanare questi debiti e queste varie crisi della prima guerra mondiale, che fu scatenata per ragioni che dovevano riportare un ulteriore squilibrio tra i debiti accumulati dalle varie nazioni europee e mondiali nei confronti degli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti d'America organizzarono questa grande guerra mondiale per recuperare tutti i debiti, e non solo per questo naturalmente, ma per fare in maniera che il corporate banking che partecipa, il corporate banking, questi selezionati imprese e banchieri americani e anche inglesi, potessero recuperare i loro crediti e potessero naturalmente fare in maniera di eliminare dei concorrenti molto scomodi, che erano l'impero germanico, l'impero austro-ungarico, finanziando l'operazione bolscevica ed eliminando quindi la Russia zarista, che era coriacea nel non volere pagare dei debiti non dovuti, perché c'erano gli interessi che venivano caricati su questi finanziamenti, su questi investimenti che venivano fatti. Soprattutto la Russia zarista avrebbe potuto porre sul mercato internazionale le sue materie prime, il suo petrolio, il suo capitale. Ecco un'altra delle ragioni per cui è stata finanziata la rivoluzione bolscevica, ed è stata poi finanziata tutta l'Unione Sovietica, vero? Ma più che degli Stati Uniti d'America, della casta finanziaria anglo-americana. Perché poi che sarebbe stato la frantumazione con la prima guerra mondiale dell'impero turco-ottomano, che come sappiamo ha dei territori di materie prime e petrolio. Di petrolio, affinché infatti ha assunto questo petrolio dalla cricca finanziaria, dalla cassa finanziaria, ma per esempio dei Rockefeller soprattutto. Esatto, che poi diciamo pure che questo gioco, se vogliamo chiamarlo così, si è definito con la seconda guerra mondiale, che poi hanno completato l'opera per quello che riguarda l'Europa. Anche perché tu sai benissimo che tutta l'Europa, il debito pubblico americano gravava moltissimo anche sull'Occidente europeo, cioè almeno sulle nazioni europee che hanno aderito alla NATO, vuol dire grava anche su di noi. Ma soprattutto, cioè il mercato europeo, ecco perché gli Stati Uniti poi sono gli Stati Uniti d'America, responsabili della prima e poi della seconda guerra mondiale, sono intervenuti nella prima guerra mondiale nel 17,
perché dovevano recuperare tutti i crediti che erano insoluti nei paesi europei, di tutti gli investimenti fatti nei paesi europei, in Italia soprattutto, in Italia, in Francia. Poi con la Francia c'è stato un accordo a parte, insomma, ecco, anche per quanto doveva riguardare poi la vittoria finale. La stessa Italia era si annoverava fra i paesi vincitori, fu poi quella che dovette soffrire la famosa vittoria mutilata, no? E poi ci fu sostegno dato dagli inglesi a Mussolini, perché Mussolini avrebbe dovuto svolgere un determinato compito sempre a favore della casta finanziaria anglo-americana. Sì. Questa cosa sconfitta, adesso qualcuno dirà che anche questo Pucciarelli cosa sta facendo? Sta sforando le brocche, come si dice. No, no, beh, bisogna specificare. Mussolini non voleva sì, capito. No, questo è per dire, sto dicendo. Mussolini non voleva assolutamente sostenere certi signori. Diciamo che fu tirato con inganni ben fatti in una trappola mortale e che non se ne rese conto solo quando era a testa in giù per San Loreto. Questo è il problema, allora, di Mussolini. La crisi del 29 è stata la premessa per la seconda guerra. Sì, certo. Ma questo si sa. E ha portato poi a diversificare i due atteggiamenti, quello tedesco e quello dell'Europa legata più alla corrente americana, cioè alla corrente della politica monetaria del Federal Reserve, e quindi a dovere poi chiudere questa anomalia, e ritornando poi sempre nel 1933, è l'anno dell'elezione del presidente FDR, è l'anno del New Deal, che è una pura invenzione di tipicamente bolscevico. Una delle principali istanze volute da Lenin nel famoso pamphlet che fu poi scritto dallo stesso Lenin, cioè La minaccia della catastrofe, aveva questo titolo, aveva certi punti in cui si dovevano nazionalizzare le banche, in cui si sarebbe dovute nazionalizzare i sindacati, avere tutto sotto controllo di che cosa. Ma questa nazionalizzazione delle banche era una nazionalizzazione impropria, perché tutti i soldi dei grandi capitalisti, dei grandi ricchi, che però stavano nel selezionato potere, cioè la leadership bolscevica, era perfettamente padrona dei propri capitali, capito? Mentre gli altri capitali, dei ricchi meno ricchi, che non facevano parte della casta, che non obbedivano alla casta, andavano invece a perderli questi capitali con la cosiddetta economia pianificata. Che cosa faceva l'economia pianificata e il sistema finanziario, quindi di tassazione? Nessuno poteva sfuggire al fisco, perché tutto doveva essere pagato con degli assegni. Il New Deal, e quindi non poteva nascondersi nessuna income, nessun reddito, doveva essere pagato tutto. E se qualcuno non pagava c'era la prigione e la confisca dei beni. Una cosa analoga avvenne quando ci fu il lancio del New Deal di Franklin Delano. Sì. E poi arrivò alla fine e provocò una cosa? Provocò una grande inflazione nella emissione monetaria e una sovrapproduzione dell'industria pesante, che portò poi a dover fare uso di questa industria pesante, industria degli armamenti, e quindi dovettero poi risolvere il tutto facendo scoppiare la seconda guerra mondiale, esattamente. A tal proposito, con la collaborazione del braccio armato degli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica. Infatti, ti voglio segnalare a questo caso, voglio segnalare a te ma anche ai nostri amici, ma io te l'ho già mandato, un articolo che è apparso su Aurora. Attenzione a cosa dice questo articolo, apparso praticamente mercoledì scorso, cioè due giorni fa, visto che oggi è sabato 26 ottobre. Dunque, si dice che Stalin programmava l'invio di 1 milione di suoi soldati per fermare Hitler se Gran Bretagna e Francia concordavano un patto. In sostanza, cosa sta dicendo questo articolo? Dice che mentre Stalin firmava il patto con Ribbentrop e Molotov, no?
Perché c'erano già degli accordi segreti prima, e se addirittura si pensava già di anticipare le cose insieme a Stalin. Poi stranamente inglesi e francesi, non so per quale motivo, non raggiunsero questo accordo con Stalin, forse perché gli americani non erano ancora pronti o so che cosa. Comunque un articolo ti ho mandato, perché valrebbe la pena che tu lo leggessi, e anche i nostri amici che saranno sul sito di Aurora troveranno questo articolo, che è stato uscito mercoledì scorso, cioè 23 ottobre, visto che adesso che registriamo siamo 26 sabato. Io te l'ho mandato, questo articolo è importantissimo per farti capire come gli alleati e i russi fecero di tutto per volere la guerra, e questo qui è documentato perché sono dei fatti incredibili. Poi c'è un altro articolo addirittura che nel 1930, e questo sembra da Aurora, che è apparso ieri, in cui gli Stati Uniti nel 30 programmavano l'invasione del Canada e di togliere agli inglesi le colonie nei vari posti del mondo, quindi di una guerra totale contro la Gran Bretagna, mobilitando addirittura 6 milioni di uomini e costruendo una serie di aeroporti segreti al confine con Canada, cosa che poi dopo non si fece più. Quindi la dice lunga, anche questi alleati erano alleati per un certo punto, insomma, erano alleati solo per così, perché tra inglesi e americani ci furono dei contrasti durante la guerra. Sì, dunque guarda, questo, la tattica è anche stata questa, cioè la, sì, sì. L'Unione Sovietica già nel 20 doveva, nell'aprile del 20, su ordine di Lenin, Stalin avrebbe dovuto invadere l'Italia per farne una Repubblica Sovietica. Sì, sì, è vero. The Chief Culprit, che io ho mostrato parecchie volte, esattamente alla pagina. Beh, in effetti in Italia Giampaolo. Alla pagina 9 del libro The Chief Culprit, sì, di Viktor Suvorov, ex sovietico e sì, quello che ha scritto il libro La rivoluzione bolscevica, Hitler e gli Stalin, la rivoluzione bolscevica mondiale. Nel luglio, il 23 luglio 1920, direttamente dal congresso del Cominter, Lenin mandò un telegramma a Stalin alla frontiera polacca. La situazione nel Cominter è straordinaria. Zinoviev, Bukharin, Endai, pensiamo che dobbiamo avere che siano giunti i tempi propizi per incoraggiare e far scoppiare una rivoluzione in Italia. Sì, sì, ma in effetti, scusami Giampaolo, luglio 1920. Sì, ma in effetti quegli anni lì in Italia, scusa Giampaolo, tu sai benissimo che in Italia dalla fine del 18 fino al 24 inoltrato praticamente ci fu una guerra civile molto peggio di quella del 43-45, che poi quella fu la propaganda, ma era poca cosa rispetto a quella vera dal 18 fino al 18-24, con la, diciamo che termina con l'assassino di Matteotti, anzi, o meglio, con il deputato fascista, come si chiama, che lì a fare Francia, come si chiamava, che fu ucciso in un tram con la figlia a fianco. Nel luglio del 24 era, non mi ricordo il nome. Comunque tu sai benissimo che dal 19 al 24 in Italia ci fu una guerra civile feroce fra fascisti e antifascisti, su tutta la penisola, dalla Sicilia fino alle Alpi, che poi termina, diciamo, con la signora Matteotti. Mi devi scusare un attimo, scusami. Prego, vai. Cioè, c'è una guerra civile che è stata peggio di quella del 45, ma questo gli storici non lo dicono, ma gli storici di regime che vogliono raccontarci e continuano ancora a fare le solite panzanate, ma in realtà ci furono migliaia di morti in quegli anni, lotte fratricide nelle campagne, nelle città, dappertutto si ammazzavano tra fascisti e antifascisti. Come anche testimoniato un certo Terracini negli anni 70 in televisione durante un programma che guardavo quegli anni. Ma diciamo che allora le cellule comuniste erano state installate in tutti i paesi d'Europa, soprattutto in Germania, dove c'era la cellula di Rosa Luxemburg. Sì, Rosa Luxemburg, Luxemburg.
Rosa Luxemburg, si dice Luxemburg o Luxemburg? No, Luxemburg perché è tedesco, se era in inglese Luxemburg aveva un senso, in tedesco no. E gli americani dicono Luxemburg. Ah, gli americani sì, i tedeschi no. E Liebknecht, che furono poi arrestati e uccisi. Quindi per le varie conseguenze che c'erano, poi si dice che sarà il push di Hitler e dell'altro che lo seguiva, che era Ludendorff, se non sbaglio. Sì, sì. E naturalmente in Italia c'erano i comunisti. Sì, sì, ma in effetti erano già pronte per fare dell'Italia una repubblica sovietica, tipo quella sovietica, sicuramente. Qual era il sistema adottato per fare scoppiare la rivoluzione e per quindi impadronirsi della Repubblica italiana o tedesca, eccetera? Era quella che prevedeva una cooperazione con il braccio armato degli Stati Uniti e della casta finanziaria, la quale casta finanziaria avrebbe dovuto creare delle crisi economiche e finanziarie all'interno del paese da conquistare da parte dei comunisti. Sì. E poi, naturalmente, fare di questo con la scusa del proletariato, eccetera. Poi, passati determinati anni, raggiunta quella scopo, l'Unione Sovietica avrebbe dovuto implodere, quindi ritirarsi e passare tutto al nuovo ordine mondiale guidato da una sola potenza, giusto? Sì. Bene. Allora, il primo, ti leggo un pezzo che è in inglese, e adesso te lo traduco se lo devo. Il primo precetto di successo nel dare dei finanziamenti, cioè di fare dei prestiti al governo, consiste nel creare la domanda. Sì. La domanda, cioè il governo deve avere bisogno di soldi. E questo vuol dire prendere parte alla creazione, cioè prendere parte appunto, fare in maniera che ci sia la creazione delle cosiddetti panici finanziari. Quando faccio emettere troppa moneta, creo poi delle situazioni di inflazione e posso manovrare con questo tanti movimenti in borsa, per cui oltre ai panics, financial panics, creo la depressione, creo la carestia, creo le guerre e creo le rivoluzioni. Creando le guerre e le rivoluzioni o le crisi finanziarie, io creo il terreno adatto per fare venire nel mio paese chi vuole fare il colpo di Stato, tipo l'Unione Sovietica, ed sì, giusto per nascondere il vero scopo, perché il proletariato, poi la vittoria del proletariato, il comunismo si è dimostrato essere un'utopia da una parte e una balla dall'altra. Cioè, questo ormai è esageratamente dimostrato. Quindi la classe operaia per cui ci si è tanto battuti è finita molto prima rispetto a quando è finita quella che avrebbe dovuto sostenerla, cioè il primo compito dell'Unione Sovietica, il proletariato, avrebbe dovuto... Si è bloccato un attimo. Aspetta, adesso la classe operaia, cioè l'inesistenza delle differenze di classi che pretendeva l'Unione Sovietica, è perché non è proprio si è verificato questo, perché c'è un'enorme classe media che inghiotte e ha conglobato sia il lavoro specializzato sia gli operai che sono rimasti senza lavoro, da quali escono da questa classe media e vanno a infortire il gruppo degli homeless, di quelli che non hanno casa e non sanno dove andare a dormire la sera. Hai capito? Sì, sì, certo. Questa è la sostanza. Queste cose che ho detto sulla creazione della crisi e quindi sulla facilità di creare dei panici, perché la domanda, cioè lo Stato deve avere bisogno di soldi, con questo creo che cosa? Delle posizioni debitorie che poi manovra i panics, la depressione, le carestie,
l'insurrezione, facilito l'insurrezione e quindi facilito la stessa rivoluzione, l'esportazione della rivoluzione bolscevica. Certo, certo. E questo spiega anche, questa è proprio la tattica usata dai Rothschild, i quali sono stati i pagatori di Karl Marx, incaricando di scrivere il Capitale e di scrivere insieme a Engels il Manifesto del Comunismo. C'era stato un accordo diretto tra Rothschild e i banchieri di Wall Street, Karl Marx ed Engels, perché Karl Marx, quando stava a Londra, non aveva i soldi per comprarsi un pezzo di pane e quindi scrisse questo Capitale facendo come. Ma dietro a questo compito istituzionale dell'Unione Sovietica c'era un altro scopo, che è quello che noi abbiamo sotto gli occhi proprio. La crisi finanziaria italiana e le varie crisi finanziarie, le varie depressioni, quindi i vari interventi, i vari monti, le varie ricette, e prima di altri, è dello stesso Berlusconi, che poi a un certo momento si è portato su delle posizioni critiche, nel senso che Berlusconi era ormai un soggetto superato per la cricca finanziaria, per la casta finanziaria, e quindi doveva essere accantonato, si doveva andare contro delle critiche di anomalie sessuali, di queste cose, queste balle. Sì, beh, quello sappiamo, poi i protesti. Era stata fatta prima al processo di Mani, quando c'è stato la vicenda di Mani Pulite, quando è scoppiato tutto questo. Nel 92? Queste cose create ad arte, e guarda caso coincidono proprio più o meno con il crollo dell'Unione Sovietica. Sì. Considera coincidenze, perché doveva esserci un cambiamento di regime, perché si era arrivati ad una nuova fase del processo per la costituzione dell'ordine mondiale. Capito? Sì, sì. L'ordine mondiale è la fase finale. La fase finale consiste nel ridurre le popolazioni, molte popolazioni del mondo, tipo quelle dell'est europeo, quelle dell'Asia, dell'Ucraina, della Cina, quelle dell'Asia, ma la Cina c'è un altro compromesso, attenzione, e soprattutto le popolazioni maghrebine, quelle dell'Africa, per creare che cosa? Ma non soltanto per venire qui a confondere le razze, ma soprattutto per cercare di ridurre il costo del lavoro, perché se questi vengono a lavorare qua, lavorano per una lira, quando noi ne pretendiamo 10, è chiaro che il costo del lavoro si abbassa, perché il lavoro lo fanno fare a questi. Lo so com'è. Un orientamento verso lo schiavismo. Ma infatti è quello che è in atto, e purtroppo, Giampaolo, è quello che è in atto, la gente dorme, purtroppo l'informazione è drogata, è in mano a loro e si continua ancora a far credere cose che non stanno in cielo né in terra. E siamo a questo punto perché la colpa è della massa anzitutto, perché fin quando uno rinuncia a sapere della cosa pubblica, a sapere del sociale, e continua a fregarsene e poi si fa rimbambire come un deficiente, i risultati sono quelli che abbiamo. Non è questione di fregarsene, è questione del disorientamento totale. Ma sì, insomma. Della disattenzione provocata da tutto un insieme di entertainment, di spettacoli, di telegiornali, di trasmissioni televisive, di talk show dove parlano di argomenti, dettagli che non servono, non vanno mai a vedere l'argomento basilare per risolvere il problema. Tutte queste trasmissioni dove tutti battono le mani con le claps controllate e comandate, no? Tipo la Ballarò, tipo quella. Sì, tutto, ormai sappiamo, ma è così in Italia e anche all'estero. Lo stesso porta a porta di quel coglione là che ancora va avanti, diciamo un mifiato. Sì, Bruno Vespone. È già partito con le meningi, quello ormai deve andare. Ancora lì. Purtroppo ma poi, così. Dalla Chiesa Cattolica. Il potere della Chiesa Cattolica è fondamentale nel controllo delle menti italiane, nel disorientamento delle menti italiane. Scusa, ma perché convince tutta la categoria dei fedeli, che poi sono i cittadini italiani,
a pensare alla povertà, a pensare alla rinuncia, ad accogliere il fratello che viene da lontano, a pensare come no? ad un tipo di benessere che non è di questa vita terrena, ma di un'altra vita, e pensa a che cosa? Ad unirsi tutti in preghiera e a prenderla in culo. Dall'altra parte del Tevere, dove c'è la sinagoga, che comanda la sinagoga in qui, qua, in Italia, ha in mano le principali banche italiane, che sono tutte fuse con altre banche, che sono tutte di proprietà dei sionisti, e soprattutto di Israele, che è la potenza, la quale adesso sta combinando quello che sta combinando con la guerra in Siria, perché ha bisogno di acquisire quell'ulteriore potere e viene accontentata dagli Stati Uniti. Esatto, scusami Giampaolo. Ma anche dal signor Putin e da tutti gli altri ex della nomenclatura sovietica, ma non solo da questo, anche dalla Cina, la quale Cina sta portando qua, sempre provocando degli effetti dumping, una manodopera a costo zero e dei prodotti a costo sensibilmente inferiore rispetto a quelli che sono arrivati in Italia. Sì, ma anche di pessima qualità. Delle piccole imprese artigianali italiane, quando le imprese italiane erano quelle che reggevano l'economia, perché l'Italia è sempre è stato un paese produttivo. Anche sì, sì, certo. Un paese scusa. Si nascondono perché si vogliono distruggere le imprese italiane. Certo, ma questo so, questo si è visto, si sta vedendo anzi. Scusa, per concludere, Giampaolo, dico per concludere perché ormai stiamo avvicinando all'ora, sennò diventa troppo lunghi, ti vorrei chiedere due parole su questa Chiesa che è sempre più pro-capitalista e sempre meno sociale. Secondo te? Te l'ho appena spiegato. Sì, sì. Il sociale della Chiesa è quello del controllo delle menti. Sì, sì, capito, ma dico... Avere fede, cioè a risolvere con la fede dei problemi che sono esistono sul piano quotidiano e sul piano pratico. Esatto. E devi risolvere tutto questo nell'affidamento, nelle mani. Io sono credente, per carità, ma credo a modo mio. Io credo in Dio. Io credo in Dio perché so che c'è un essere superiore e cerco di comportarmi secondo una morale che oggettivamente, con un'etica, anche nel rispetto del prossimo, sia questo... di tutte le etnie, ma vedo che le varie etnie non hanno altrettanto rispetto nei miei confronti. No. Soprattutto al richiamo ad una cosa. Siamo tutti uguali davanti al Signore, ma non è affatto vero. Io non sono affatto uguale a nessun altro. Giusto. Io ho una mia umanità, dei miei meriti, e non mi ritengo per questo un no, ma... Ma non devo essere equiparato al di là di quelli che sono i diritti fondamentali e il rispetto per qualsiasi essere. Sì, avete bloccato un attimo. Io oggi che mi sono conquistato tutto qua. Sì, io volevo dire. Perché non la, attenzione, ma non sono uguale a tutti gli altri, perché tutti gli altri non la pensano come me. Ma certamente non hanno lo stesso sentimento che ho io, giusto? Giampaolo, in natura noi abbiamo gli stessi diritti e doveri, ma non siamo uguali. Questo l'ha messo chiaro e tondo in testa a ognuno di noi, perché se non si capisce vedi, questo, la libertà, non si capisce della vita. Vedi, ma l'altra fondamentale legame che ha portato questo disegno di ordine mondiale è la massoneria. Sì, beh, questo è la società fabiana, la Fabian Society, il Coenig Web, al quale appartenevano personaggi importantissimi come scrittori, come inventori, poi la Round Table, tutte cose che esistono, i builder, certo. Sono tutte cose, non sono fantasie. Esattamente. Tutti questi pensano di organizzare quello che è il prepotere di questi di questa piccola cerchia elitaria di ricchissimi, i quali hanno in mano tutto quello che può essere concepito nella finanza, nell'editoria, nell'industria chimica, farmaceutica. Certo, 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 certo. Esattamente. Per esempio la produzione di tutti quelli che sono i farmaci che servono le benzodiazepine. Sono quelle che servono, ormai hanno abituato la popolazione a prendere questi farmaci, che distruggono il cervello,
Certo, certo, certamente, lo sappiamo, lo sappiamo. È una sostanza. Poi c'è il mondo della droga. Sì, sì. Uno dei principali, fornitori di droga sono proprio questi della cassa finanziaria, che hanno addirittura sotto il proprio controllo la famosa DEA, quella che dovrebbe controllare appunto gli spacciatori di droga e i produttori sì, di droga. Sì, sì, tutto il resto, sappiamo tutte queste cose qua. Sono cose provenienti da Giamparolo. Ci hanno fatto. John Cooley scriveva in un libro, The Holy War, The Unholy War, cioè la guerra empia. La guerra empia di qualche anno fa, una diecina, quindicina d'anni fa, scriveva che la guerra in Afghanistan è stata fatta apposta, sostenuta poi dagli Stati Uniti, per acquisire il controllo dell'oppio dai signori della guerra. Sì, sì, certo, certo, ma per questo se lo dicono tutti, cioè in tanti, diciamo anche osservatori neutrali, lo dicono. Il più grande produttore di oppiacei, quindi di eroina, e di dal papavero, è proprio l'Afghanistan, prima era il Venezuela. Sì, certo. Quindi hanno tutto in mano. Bene, Giampaolo, stiamo arrivando a temi di comunicazione come questo che noi stiamo adesso utilizzando, dove sentono la mia e la tua voce, hanno in mano anche quello, ma devono controllare. Perché? Perché il controllo è basilare per loro. Certo, certo, certo. Dal controllo, dalla ripetizione di tutte queste critiche, poi deriva piano piano per tutta la gente del mondo che si distrae con lo svago, con la partita di calcio, con le ferie estive, comprandosi la macchina, comprandosi il SUV, comprandosi, spendendo quel benessere apparente, spendendo con le carte di credito, eccetera, anche in un periodo di crisi. Poi arriva che cosa? Arriva a non vedere quello che succede intorno a lui, a trovarsi dalla mattina alla sera con una mano davanti e l'altra di dietro. Infatti, ecco, con questo dobbiamo concludere, Giampaolo, perché siamo arrivati a un'ora. Ho voluto puntualizzare un fatto che fa parte appunto di una nota finale che devo aggiungere al libro sui responsabili della seconda guerra mondiale, partendo da quella che è stata già citata altre volte, cioè il New Deal di Franklin Roosevelt, la conferenza di Londra, che viene detto, dichiarata da Samuel Untermeyer alla Germania di Hitler per ragioni che adesso non erano affatto l'antisemitismo italiano, ma consistevano nell'anomalia del sistema economico e monetario tedesco. Sì, sì, sappiamo. Nata per questo motivo. Ed bene. È il motivo della guerra. Allora, è stato un piacere. Ti ringrazio molto. No, di niente. La cosa bella è questa. Che è dato molti spunti di riflessione è stato anche bravissimo a fare un po' di memoria su certe cose che non vanno mai dimenticate, e questo deve essere basilare e importante. Tutto quello che ho detto, sì, tutto quello certamente che... è fatto venire, no, poi le cose che hai detto, alcune altre società che hai denominato che sono praticamente che appartengono tutta alla stessa piramide del nuovo ordine mondiale che stanno imponendo, che c'è un imporre dappertutto, insomma, e purtroppo la cosa che è grave, che anche tu hai denunciato, è che la gente si lascia sempre distrarre con le conseguenze che purtroppo sono quelle che vedono, ecco, perché poi si vedono, si sentono anche, e questo è il punto. Una precisazione finale necessaria: tutte le notizie che io ho dato sono tratte da libri, riportano delle note, come riporta il mio libro, dove citano il documento sulla base del quale fanno quelle affermazioni. Quindi tutto quello che viene detto da Carol Quigley, da Viktor Suvorov, da Anthony Cyril Sutton, da altri cosi, eccetera, altri libri che sono qua, da lo stesso René Duval, sono tutte documentate, ci sono i documenti scritti che sono conservati, solo negli archivi degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, ma sono conservati anche nei cosiddetti, come copie, nei cosiddetti archivi privati di determinate librerie. Esattamente. La Library of Congress
di Washington. Sì, sì, infatti ti volevo dire che questi che tu hai citato, autori di cui alcuni conosco anch'io come Anthony Sutton, ti dico solo che sono meticolosamente documentati con riferimenti ai documenti, addirittura dicono anche dove si trovano e che, in che cassetto, che fa, cioè che nulla fa il tutto, dicono, cioè i documenti che... Sono le ricevute. Esatto, bancarie. Esattamente. Le banche hanno distrutto, ma queste ricevute bancarie sono entrate negli archivi di Stato. Esatto, e ci sono. E ci sono le prove, esattamente, le prove di tutti questi complotti qua che sta facendo, che hanno fatto e sta facendo. Chi raccolse tutte queste cose fu un altro autore molto grande che si chiamava Eustace Mullins e che scrive The World Order, che ho citato l'ultima volta. E poi disse, sì, l'avete citato, sì, sì. Va bene, allora, non andate a cercare... Un attimo, non ti sento più. Pronto? Le cause sono provocate dai banchieri con delle semplici manovre che consistono in, appunto, richiamo dei crediti a breve... Esattamente, è quello che vi hanno detto. Va bene. Diffidate della MMT e di quello che scrive e dice Warren Mosler sul debito pubblico americano. Benissimo, ti ringrazio. Ciao. Ciao, grazie infinite. Oh, alla prossima. Anzi, dobbiamo continuare questo discorso e alla prossima dobbiamo aggiornarci. A presto. Ciao Giampaolo, grazie. Ciao.